Noi protestiamo per il rinnovo del contratto collettivo, è un contratto che è scaduto da più di 7 anni. Oggi i lavoratori delle pulizie sono quelli che sono senza contratto da più tempo. Sono lavoratori che sono fondamentali in tutti i settori economici, sono in tutti gli appalti pubblici, negli ospedali, sono nelle scuole, sui mezzi pubblici, negli uffici pubblici, privati, nelle fabbriche. Sono un esercito di 600.000 lavoratori che fanno un lavoro scomodo e lo fanno per pochissimi soldi. Non è giusto, con tanta precarietà. Questo non è giusto, noi ci battiamo per avere il rinnovo del contratto collettivo e siamo in prefettura a Pescara per chiedere che il prefetto si faccia portavoce col governo e col ministro del lavoro, che ci sia un tavolo ministeriale sul rinnovo di questo contratto che non può più aspettare. Le aziende, nonostante stanno aumentando i loro fatturati in maniera esponenziale negli appalti, in particolar modo in questo periodo nella sanità ma anche negli uffici pubblici, si rifiutano di sottoscrivere un contratto nazionale che dà dignità al mondo del lavoro, alle donne e agli uomini che lavorano in questo settore. È qualcosa di vergognoso, di scandaloso, e questo non fa altro che aggravare una situazione già difficile sui posti di lavoro. Si ricorre troppo spesso agli straordinari, si rinunciano a nuove assunzioni, gli appalti sono sempre più stringenti e sempre meno remunerati per i lavoratori che sono nel settore. Noi troviamo che sia disumano lavorare ancora per 7 euro lorde l'ora, che significa 5,50 euro. Questi sono i lavoratori senza i quali si ferma ogni tipo di attività, le banche non esisterebbero più, il sistema sanitario nazionale crollerebbe. Questi sono i lavoratori che sono stati applauditi per mesi, in piena pandemia, che sono stati dimenticati quest'estate, ma sono 7 anni che sono dimenticati e adesso tornano sulla cresta dell'onda. La loro funzionalità non muore con l'abbassarsi dei contagi, sono lavoratori fondamentali. Questo non è più una questione di diritto acquisito, questa è una questione di giustizia sociale, che si venga a rinnovare questo contratto, perché è impossibile vivere con 5,50 euro l'ora, dato l'impegno e data la difficoltà delle mansioni lavorative che queste lavoratrici svolgono a contatto costante con i contagi e con i malati.